Ciao a tutti, andiamo sempre avanti con il menù di Natale, iniziamo ad arrivare alle cose più sostanziose. Iniziamo con il primo primo, ci saranno due primi. Oggi vi facciamo vedere i cannelloni, ricotta e spinaci, un classico, però noi ve li facciamo vedere in una versione un po' più light, un po' più leggera e secondo me anche un po' più golosa di quelli classici. Vi faccio subito vedere come. In una padella bella capiente andiamo a mettere i nostri spinaci, noi utilizziamo questi spinaci freschi, li abbiamo semplicemente lavati e andiamo adesso ad aggiungere una bella presa di sale e, se volete, un filo d'olio. Copriamo e lasciamo appassire gli spinaci qualche minuto. Abbiamo strizzato leggermente gli spinaci, adesso li possiamo tritare. Andiamo quindi a mettere i nostri spinaci tritati in una ciotola grande, aggiungiamo la ricotta e iniziamo a profumare e condire con un pochino di olio, una spolverata di aglio in polvere, una spolverata di sale, un pochino di pepe e un pochino di dado granulare in polvere. Per rendere l'impasto più cremoso e lavorabile vado ad aggiungere due mestoli della mia besciamella e possiamo iniziare a mescolare il tutto. La ricetta della besciamella la trovate nelle schede in alto oppure nella descrizione. A questo punto possiamo farcire i nostri cannelloni. Io mi aiuto con una sac à poche, quindi la vado semplicemente a riempire e da un lato e dall'altro riempo anche i miei cannelloni. Guardate che belli, già visti così sono golosissimi e poi si fa davvero in un attimo. Prendiamo una teglia, mettiamo sul fondo la besciamella, qui vado un po' abbondante. Spalmiamo con un cucchiaio. Questi che vedete non sono grumetti ma sono i pezzettini di formaggio che abbiamo messo dentro alla besciamellina e non si sono ancora sciolti del tutto. E completiamo coprendo i nostri cannelloni con l'altra besciamella. Mamma mia che golosità! Completiamo con un filo d'olio e il formaggio grattugiato preso da Vegano Bio. Inforniamo ora a 195 gradi. Dopo 35 minuti i nostri cannelloni sono pronti, guardate che meraviglia! Li lasciamo intiepidire un pochino prima di toglierli dal forno. Ecco i nostri cannelloni, come vi dicevo prima li ho fatti intiepidire un pochino, ma sono comunque molto caldi, però vi consigliamo di lasciarli appunto intiepidire qualche minuto fuori dal forno e non portarli a tavola ancora bollenti. Io vi garantisco che c'è un profumo meraviglioso, sono bellissimi, la cottura è perfetta e sopra si è anche formata questa crosticina davvero golosa. Come sempre iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima ricetta di Natale. Ciao!